Un giorno prima di uscire registro una faccettina del giorno, stavo per mettermi la giacca, poi ho pensato comunque di farvi vedere il trucco che ho eseguito oggi. Sono piuttosto raffreddata, quindi non potevo registrare l'esecuzione del trucco perché soffiavo il naso ogni momento, ma spero comunque che nonostante la voce nasale si possa capire quello che ho utilizzato. Difatti, come dico, ho anche già il mio cappellino perché ero veramente sull'uscio di casa. Ho acceso le luci, ho le tende aperte. Spero che quel poco di luce che riesco ad avere sia sufficiente per farvi capire più o meno i colori del trucco di oggi. Ho fatto una base leggerissima proprio perché soffierò il naso ogni momento, quindi si noterebbe troppo poi il naso senza fondotinta rispetto al resto del viso. Proprio per questo ho utilizzato un pochino di questo campioncino di MAC che è lo Studio Fix NC20. Ne ho utilizzato veramente pochissimo, picchiettandolo un pochino, e poi con il pennello a curo H52 l'ho sfumato, ma poco, anche perché poi se ne andrà via sicuramente la prima soffiata di naso. Come correttore, il Select Cover Up nella colorazione NC20 era un pochino che non lo utilizzavo più e devo dire che continua a piacermi veramente, veramente un sacco. Anche perché oggi di occhiaie ce n'erano parecchie da coprire, non stando molto bene di salute. Come cipria per coprire il correttore, per fissarlo, ho utilizzato questa di Sensai, che è quella alla fine, poi credo per questo utilizzo è una di quelle che mi piacciono di più. È questo giallino chiaro, molto setosa, vellutata, ha un bel effetto, dura molto, è luminosa, mi piace un sacco. Per il resto del viso, questa invece di Physician Formula, io ce l'ho nella colorazione Translucent ed è questa cipria qui. Carina, è un giallino chiaro, piuttosto luminosa, ha un bel effetto, io non ho esigenze particolari. Ho usato questo blush di The Balm, che è questa specie di malva, questo colore qui. Meraviglioso, veramente, veramente bello. E l'ho sfumato in modeste quantità sulle guance. Non ho fatto contouring in crema proprio per i motivi di qui sopra, ma ho preso la mia Coco Contour di Too Faced e un pochino, ma veramente poco, delle solite polveri che uso sempre. Io uso queste tre, scarto questa troppo glitterata, e questa per segnare gli zigomi, questa per scaldare il volto e questa un pochino per le zone da schiarire, da illuminare. Come illuminante vero e proprio ho usato questo ombretto di Sisley. Il Pearl è un ombretto molto bello e trovo anche sia bello proprio come illuminante. È questo, è una specie di oro freddo. Ecco, qua si vede meglio, ha una luce meravigliosa. Ho utilizzato questa matita di MAC per eseguire questa specie di C nell'angolo esterno dell'occhio. È una matita automatica che mi sta abbandonando. L'avevo trovata in un set, è un marrone scuro. Piuttosto bella, scrive poco nella rima interna, o meglio, dura poco nella mia rima interna, ma va benissimo come riga di eyeliner o per fare questo lavoro come ho fatto oggi, ma sfumata velocemente perché si fissa parecchio in fretta. Mentre invece sulla palpebra mobile, come base per l'ombretto più chiaro, il numero 28 di Kiko, che è questo burro con qualche maledettissimo glitter che in verità per fortuna non si nota poi molto una volta applicato e sfumato. Ho ripreso la mia Lorac Pro, questa mi piace sempre un sacco, io questa matte. La uso quasi tutti i giorni, la vado a pescare molto più volentieri delle Naked Basic perché so, hanno anche questo colore caldo, questo borgogna che qua si chiama appunto Burgundy ed è bellissimo. Ha questo color latte che mi piace un sacco, mi piace il chiaro sotto l'arcata sopraccigliare, insomma sono veramente tutti colori molto molto belli. Unico difetto, escludendo la reperibilità un po' scarsa, io l'avevo preso su Roses Beauty, è quella della polverosità, perché specialmente alcune cialdine trovo siano particolarmente polverose, tipo latte è una di quelle che sfarina di più, però è uno anche dei colori che io preferisco. Ho notato anche che tendano a perdere un po' più polvere se prelevati con un pennello da sfumatura, tipo questo è di Peggy Sage. Questo appunto quando tu vai a toccare la cialda, la polvere si espande un po' in giro, mentre invece prelevandola con un pennello piatto, come ho fatto col colore chiaro da applicare sulla palpebra mobile, va molto meno e appunto sbriciola meno la polvere.
Sinceramente con queste luci non so quanto si potrà capire del trucco effettivo. Comunque parliamo un pochino anche di questa palettina qui. La durata è meravigliosa, durano un sacco, sono veramente sfumabili, morbide. Fino a sera gli ombretti se ne stanno lì. È vero anche che io utilizzo sempre una base sotto, un primer, ma hanno una durata fantastica. I colori mi piacciono tutti, 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 sono completamente matte. Però questi sono i primi quattro colori. Eccoli qua, sono come potete capire scriventissimi. Questi sono quelli appunto della seconda fila dove i colori sono un po' più freddi, dove c'è questo rosa e questo bel borgogna. Ecco qui i colori della palettina al completo. Non se ne vogliono nemmeno andare, fregando, 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 fregando. Ho applicato sulla palpebra mobile dopo la base Kiko questo ombretto qui, il Bare. E l'ho messo appunto su tutta la palpebra mobile, poi nella C, sulla C eseguita da quella matita di MAC, ho sfumato questi due ombretti qui e poi il borgogna. Con il nero invece sono andata soltanto a definire l'attaccatura delle ciglia superiori e poi un pochino l'attaccatura delle ciglia inferiori, sfumando poi con il borgogna un pochino più sotto. Matita nera, la Perversion di Urban Decay, questa qui. Ho usato l'Inimitable di Chanel come mascara nero, che ha questo scovolino qui. Non è il migliore, forse io preferisco l'Evolume di Chanel, però non è male nemmeno questo. Tutto sommato, poi ce l'ho aperto, devo usarlo. Ho usato per contornare le labbra la matita numero 66 di Diego Dalla Palma, che è questa qui. Questa tinta di Lime Crime, che è tra l'altro l'unica in mio possesso, ed è questo viola che ci stava benissimo con la matita. Eccolo qui, non so perché sono andata a metterlo in questo posto sfortunato. Sempre delle pessime idee su dove farvi vedere gli swatches dei prodotti. Questa tinta è bellissima, ha un colore fantastico, perlomeno per i miei gusti. Tende ad asciugarsi e diventa no transfer perché, guardate, non lascio giù nulla. Le sopracciglia, soliti prodotti. Pomata bionda di Anastasia Beverly Hills e gel per fissarle di Lancôme, questo biondo. Così termina la mia faccetta del giorno. Spero di non avervi annoiate, che possiate comunque aver apprezzato il mio tentativo di compagnia nonostante il raffreddore e la voce nasale. Io vi saluto e se vorrete ci vedremo alla prossima. Ciao ciao!